All'ospedale San Salvatore dell'Aquila è stata avviata la chirurgia robotica sul pancreas, una pratica mini-invasiva e di alta qualità che ha già fatto registrare molti utenti di regioni confinanti e consolidato il ruolo guida del San Salvatore in Abruzzo. Le operazioni al pancreas sono eseguite con robot Da Vinci nell'ambito della chirurgia epatobilio-pancreatica ed urgenza e costituiscono la più recente applicazione tra le molte possibilità di utilizzo di questa nuova tecnologia. Dallo scorso anno, infatti, l'ospedale ha messo in campo la chirurgia robotica addominale, una vera e propria svolta nel modo di interpretare l'attività in sala operatoria, anche per precisione. Da allora sono state oltre 200 le operazioni compiute all'Aquila col braccio meccanico manovrato a distanza dal chirurgo. L'acquisto del robot, ha detto il manager Tordera, è stato l'investimento più importante per la ASL, perché ha consentito di tracciare un nuovo orizzonte professionale per i chirurghi, di cominciare a formare nuovi giovani professionisti e al contempo di esercitare un forte richiamo e appeal su altre regioni. Tra i vantaggi dell'impiego del chirurgo robot ci sono i tempi di degenza, che vengono quasi dimezzati, 3 o 4 giorni anziché una settimana, ma anche la minore sofferenza del paziente, costi sanitari ridotti e una maggiore rotazione di posti letto.